Oggi pomeriggio abbiamo opportunità, abbiamo modo di avere con noi una serie di ospiti e una serie di video interviste con alcune delle persone che in una certa qual misura hanno un ruolo significativo e forte nel presente e nel futuro della cultura di questa città. Con noi oggi abbiamo Andrea Calcellato, che è il direttore della Triennale, e poi avremo una serie di video interviste fatte nei giorni passati al sindaco Giuliano Pisapia, al presidente della Triennale Claudio De Albertis e a Luisa Collina, che è la persona che nel Politecnico tiene i rapporti con Expo 2015. Prima di fare una serie di domande ad Andrea, proporrei di partire con l'intervista al sindaco, a Giuliano Pisapia, perché può essere un punto di partenza su cui puoi innestare una serie di domande e di curiosità delle quali avrei piacere di chiederti. Quindi chiederei l'intervista a Pisapia. Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Identità Milano, ci racconta la mostra? Beh, la mostra è un modo per dialogare con i cittadini. È stata fatta una ricerca di come i milanesi, i city user, i pendolari, gli stranieri vedono Milano, l'identità di Milano. Milano ha tante identità, ogni cittadino sente un'identità propria. Adesso vogliamo ascoltare i cittadini sulla base delle indicazioni che arrivano a questa ricerca per vedere se si può riassumere in un brand tutte le potenzialità che Milano ha, non solo oggi ma anche rispetto al futuro. Credo che sia una grande scommessa di democrazia, ma soprattutto di riuscire a rendere la nostra città sempre più attrattiva e attraente, non solo in Italia ma soprattutto all'estero. In conferenza stampa ha parlato di eccellenze nel campo del design, del food, della moda, ma anche delle nostre università. Ci può anticipare qualcosa? Sì, c'è un sistema universitario che è riconosciuto in tutto il mondo. Food, moda, design, ricerca scientifica, sono grandi eccellenze milanesi riconosciute in tutto il mondo, che hanno rete e fanno rete tra di loro, quindi scambio di informazioni, capacità ad esempio di portare a Milano tantissimi studenti, sono stati recentemente a Milano o migliaia di studenti che hanno fatto l'Erasmus. Adesso bisogna riuscire a mettere in rete tutte queste realtà, tutte queste potenzialità, tutte queste ricchezze per far sì che ci sia una capacità di andare avanti insieme per raggiungere gli obiettivi che Milano vuole raggiungere e soprattutto che una città come Milano merita. Identità Milano è anche la Milano dell'Expo? Beh, Milano è sicuramente la Milano dell'Expo, abbiamo delle sfide da affrontare subito, quello di dare le risposte ai bisogni dei cittadini che purtroppo sono triplicati data la crisi, abbiamo il semestre europeo, il vertice Asia ed Europa, abbiamo la città metropolitana, Expo 2015, ma fin d'ora bisogna ragionare sul dopo Expo, sulla Milano del futuro. Andrea, abbiamo visto l'intervista al sindaco e in una certa qual misura ci sono una serie di parole chiave che in questi giorni sono ritornate. Ovviamente Triennale, perché siamo qui ospiti dell'istituzione che tu dirigi, ma poi anche Expo 2015, l'identità di Milano. Io avrei piacere di chiederti che cosa capita nel 2016 di importante per la Triennale e dunque per la città. Siamo già al 2016, come se l'Expo fosse una passeggiata. Non lo sarà, ma comunque è chiaro che nel momento in cui si fa un'operazione così importante come l'Expo 2015 occorre pensare all'anno successivo, che non sia il deserto, che sia invece un anno ugualmente importante, come viene anche richiamato dal sistema complessivo che regge la città di Milano. La Triennale di Milano ha pensato che il 2016 fosse l'anno giusto per riprendere a fare la cosa per cui è sorta nel 1923 e che è ritornata a fare nel 1933 proprio nella città di Milano con la grande triennale che ne ha dato vita a questo palazzo. L'unica manifestazione del genere al mondo che unisce le discipline dell'architettura, delle arti applicate, del design, della moda, delle arti visive, i nuovi media, la fotografia, eccetera. Ho fatto questo lungo elenco per dire che l'insieme delle discipline del progetto hanno a che fare con questa istituzione e con una mostra internazionale che era il punto di riferimento nel mondo in questo ambito. Questa tradizione, questa Triennale di Milano, questa manifestazione che si svolgeva ogni 3 anni,
non si fa più dal 1996, almeno in questo modo. E quindi 20 anni dopo eccoci qui a riprendere questo cammino in una ovviamente versione più contemporanea come quella che vogliamo fare nel 2016. E io personalmente mi ricordo di aver visto le triennali nella versione pre-1996 perché ero studente, perché ero neolaureato e mi ricordo abbastanza bene com'era il funzionamento negli anni 90. Ci puoi dare qualche preview? Beh, certo. O come sarà questa nuova triennale del 2016? Beh, intanto la triennale, la mostra internazionale delle arti è una mostra, una piccola expo, chiamiamola così, certo, del design, dell'architettura, appunto di queste discipline. Normalmente vi partecipano gli stati, la nostra idea e il nostro progetto che è stato approvato dal BIE ed è l'unica manifestazione che ha il sostegno e il riconoscimento dell'ente che promuove l'Expo come quella di Shanghai del 2010 e quella di Milano del prossimo anno, è di aprirci anche alla partecipazione di tanti altri soggetti, le città, le regioni, le università, le scuole, le imprese, gli stessi architetti, designer, i giovani che vogliamo coinvolgere attorno al grande tema che abbiamo individuato essere il 21° secolo, design after design, il design dopo il design, progettare il design nel 21° secolo, che è cosa ben diversa del Novecento. Ti faccio un'ultima domanda, che è di nuovo una curiosità personale. Io sono sempre stato impressionato, anche perché non sono milanese, di questo fatto grazie al quale in alcune delle triennali la manifestazione triennale è uscita da questo palazzo per andare a intersecare o il parco o addirittura in alcuni casi porzioni importanti di questa città, il QT8, che per molti non è che una fermata della metro, in realtà QT8 sta per quartiere triennale numero 8, ottava. Anche nel 2016 avremo questo tipo di operazioni? Beh, innanzitutto il fatto che non si svolgerà solamente all'interno della nostra sede e nel parco Sempione, ma si svolgerà anche in altri luoghi della città, ne cito alcuni, ma sono significativi, alcuni che nemmeno i cittadini hanno ancora visto, come il nuovo Museo delle Culture che sarà inaugurato il prossimo autunno, progettato da David Chipperfield, la Fabbrica del Vapore, i campus universitari del Politecnico, sia di Bovisa che di Leonardo, il Langar Bicocca e perfino la Villa Reale di Monza, dove è nata la Triennale nel 1923. Queste le sedi, l'idea e il progetto è quello ovviamente di lasciare anche un lascito alla città di Milano che ci ospita, ci sostiene, questo ovviamente è ancora riservato e il prossimo autunno, quando vi sarà un meeting internazionale proprio in triennale che dibatterà i temi della 21esima esposizione internazionale, lancerà il manifesto, lancerà anche il progetto del lascito per Milano. Ultima domanda e poi ti lasciamo andare. Ieri abbiamo avuto con noi Beppe Finessi, il quale è stato gentilissimo e ci ha raccontato tutto un po' il dietro le quinte, la concezione della mostra del design oltre la crisi, delle crisi e così via. È interessante mettere a confronto l'impostazione curatoriale di Beppe, che è molto intelligente ed è assolutamente una mostra, peraltro chi non è stato assolutamente vada a vederla, con quando tu racconti cosa capiterà da qui a breve, inizi a raccontare di Chipperfield, dell'Ansaldo, della Fabbrica del Vapore. Mi sembra una città che è molto proiettata verso il futuro e ha molti motivi di ottimismo. Beh, intanto occorre dire che Milano, grazie a tante cose, Expo inclusa, è una delle poche città, uno dei pochi territori che ha il PIL in crescita e quindi qui siamo, come dire, fuori dalla crisi e stiamo sviluppando quindi l'effetto di traino che Milano ha sempre avuto nel nostro paese. Questa è la cosa importante, guardare al futuro non solamente con l'ottimismo delle parole, no, ma con l'ottimismo dei fatti, con i progetti, è
il nostro compito, è il compito delle istituzioni culturali, è il compito del mondo del progetto. Il mondo del progetto ha sempre avuto questa grande capacità di visione del futuro. Noi chiamiamo il mondo del design, il mondo del progetto, con la 21ª esposizione internazionale Triennale di Milano, a confrontarsi con questi temi in campo largo, in campo vasto, perché tutto il mondo verrà a Milano a dibattere con mostre, eventi, iniziative, convegni attorno al nostro tema. Grazie, sei stato gentilissimo, ti auguro una buona giornata. E buona visita a tutti. Grazie mille, buona giornata e a presto. Adesso, dopo aver finito l'intervista al direttore della Triennale Andrea Cancellato, possiamo vedere la video intervista a Claudio D'Albertis sul tema della mostra dell'identità del brand di Milano che chiederei di lanciare. Siamo in Triennale a Milano per l'inaugurazione di Identità Milano. Con noi Claudio D'Albertis, presidente della Fondazione La Triennale Milano, che ci vuole anticipare e raccontare qualcosa di questa importante mostra che lega Triennale alla città? Sì, io la definirei più che una mostra, un racconto, una storia di questa città anche proiettata al futuro. Il brand è un po' la storia e l'identità di questa città, un'identità complessa che probabilmente non si può rappresentare in un unico simbolo. Per fare questo si è partiti insieme al Comune di Milano, ascoltando i cittadini attraverso una grande ricerca che mette un po' in evidenza i pregi, le attu su cui giocare questa identità. E poi si è raccontata questa storia fino ad oggi qui con questa mostra, ma l'ambizione è quella di tentare di mettere a fattor comune tutte queste potenzialità per cercare di fare sì che il racconto nella città nel futuro sia il più ricco possibile, visto che tutti gli intervistati, anche quelli che vengono da tutto il mondo, dicono che questa è una grandissima città piena di risorse, piena di energie. Fondazione La Triennale ha un ruolo significativo all'interno del contesto Milano. Con quali progetti per il futuro? Ma noi abbiamo davanti due grandissimi appuntamenti, che sono l'Expo, perché Triennale sarà la sede del padiglione Art and Food, quindi è l'unico padiglione che sarà fuori dal sito e verrà qui. Per noi è una grande opportunità, una grandissima occasione. Questa sarà una grande mostra che occuperà quasi tutta la Triennale, ad eccezione del Museo del Design, che però si integrerà in uno con la mostra. Quindi un grande appuntamento e noi contiamo di essere molto pronti. Tra l'altro la Triennale è l'unica istituzione culturale al mondo riconosciuta dal BIE, quello stesso che ha dato il via all'Expo, che ha autorizzato l'Expo a Milano. E proprio lo stesso BIE ha ritenuto di accogliere la nostra proposta, per cui nel 2016, l'anno dopo l'Expo, ci sarà di nuovo dopo 20 anni la Triennale Internazionale, che è un po' un Expo dell'architettura, del design, delle performing art. E questa sarà per noi l'appuntamento fondamentale, sarà quindi una triennale diffusa non solo qui nel palazzo ma in molti sedi, in molti luoghi della città. E noi speriamo, attraverso questa triennale internazionale che si chiama all'inglese 21esimo secolo Design After Design, di fare un po' il punto con uno sguardo sempre innovativo per capire anche come la creatività, il design all'inglese, il progetto possa portarci fuori dalle secche di una crisi che è una crisi mondiale e possa significare, come già è avvenuto nel passato, la chiave di volta perché tutto riprenda e quindi complessivamente il mondo possa guardare con grandi obiettivi davanti. La sua Milano in 3 immagini? Ma guardi, per me sicuramente in 3 immagini il Duomo, io sono attaccato a questa città, la Triennale, come potrei non farlo da questo punto di vista, e visto che l'ha detto oggi Pistoletto, la cotoletta, perché sono un grande appassionato di cotolette. Grazie mille. Grazie mille. Bene, rieccoci in studio. Oggi abbiamo visto una serie di testimonianze, abbiamo ascoltato una serie di pensieri e idee sul presente e soprattutto sul futuro, sia della Triennale che della città di Milano. Abbiamo iniziato con Giuliano Pisapia,
abbiamo poi avuto modo di avere una spiegazione interessante ed esaustiva da parte di Andrea Cancellato, direttore della Triennale, su quello che capiterà nel 2016 con il nuovo lancio dell'esposizione triennale. Claudio D'Albertis, presidente della Triennale, ha aggiunto una serie di pensieri sul futuro di questa città. Abbiamo quindi adesso l'ultima testimonianza di oggi, che è una video intervista a Luisa Collina del Politecnico di Milano, che è la persona che istituzionalmente tiene i rapporti tra il Politecnico ed Expo 2015. Quindi chiederei alla regia di lanciare questo terzo video e nel contempo vi saluto, a domani. Quest'anno per la Milano Design Week, il magazine interni ha organizzato come sempre una grande mostra evento in statale a Milano, Fidi Interni, quest'anno dedicata ad Expo 2015, grandi architetti che interpreteranno il tema ma anche una finestra sui cluster. E con noi Luisa Collina, delegato per Expo e grandi eventi del Politecnico di Milano, che magari ci può anticipare già qualcosa. La prima domanda che tutti si pongono è che cosa siano questi cluster. E i cluster sono un nuovo modello espositivo che verrà introdotto con Expo 2015. È il modo per esporre dei paesi che sono invitati a partecipare a Expo. I paesi invitati generalmente sono paesi in via di sviluppo che nelle passate edizioni venivano raggruppati secondo la propria la localizzazione geografica, per cui grandi contenditori con scritto Sud America, Centro America, Africa, Europa, con all'interno questi paesi, chiamiamoli minori. Necessariamente poi questi paesi venivano poco visitati e risultavano meno interessanti. L'idea quest'anno è stata quella di iniziare a preparare appunto il percorso verso l'esposizione universale con la presentazione di questi 9 cluster che saranno tematizzati, quindi non ci sarà una selezione dei paesi su base geografica ma intorno a un tema. Il tema sarà un prodotto agroalimentare come il caffè, il cacao, il riso, frutta e legumi, le spezie e così via, oppure una situazione ambientale come mare, isole, climi aridi e biomediterraneo. Qual è stato l'apporto del Politecnico di Milano rispetto a questo percorso che ha una natura anche partecipativa in fase di progettazione? Sì, l'idea era proprio di evitare una progettazione di tipo autoriale, ma di mettere in campo una nuova modalità di progettazione. E al Politecnico di Milano è stato dato l'incarico di coordinare dei workshop progettuali con 18 università sia italiane che internazionali. Durante questo workshop di 3 settimane con più di 200 partecipanti tra studenti, tutor e docenti sono stati elaborati 27 concept e di questi sono stati selezionati 9 che vedrete in mostra, per cui un processo complesso ma pensiamo innovativo anche per il ruolo che le università possono svolgere in queste situazioni. E ci sarà anche un momento di approfondimento all'interno dell'agenda di Fidi Interni, quando? Sì, oltre alla mostra in corso con modelli, interviste, primi rendering e disegni, si terrà anche un convegno il 15 aprile alle ore 10:30, sempre presso la statale, e ci sembrava, finita la settimana del design, ci sembrava importante approfondire con appunto i docenti ogni singolo progetto. Grazie.